Carmen Di Pietro è positiva al Covid e la 55enne nelle stories di Instagram spiega come si sente e quanto stia soffrendo per la separazione dalla figlia Carmelina. Buongiorno, vi volevo ringraziare per gli auguri, l'affetto che mi avete fatto sentire e voglio anche rispondere a qualche signora che è stata poco elegante nei miei confronti dicendo perché Carmelina è in isolamento essendo negativa e tu perché positiva e non sei in isolamento, ma niente di più falso. Ovviamente io sono in isolamento e sono in una cameretta da sola, Alessandro in un'altra cameretta e in isolamento totale. E chiaramente perché Alessandro è anche positivo, la Carmelina invece essendo negativa lei non esce neanche per mangiare, io faccio da mangiare per lei, le metto il vassoio davanti alla porta e lei lo prende. Tutto questo è terribile perché la bimba ovviamente essendo ha solamente 12 anni capisce, però fino a un certo punto mi chiede: mamma, ma perché io devo stare qui che sono negativa? Un po' come voi me lo chiede e io le spiego, perché se sei negativa, figlia mia, io perché ti devo dare il virus? E poi comunque funziona così, che quando una persona sta a contatto con un positivo anche per quella persona negativa scatta la cosiddetta quarantena, tant'è che le amichette di Carmelina questa mattina stanno a scuola, lei frequenta la seconda media e lei non può andare a scuola, deve fare l'altro tampone il 14 di gennaio. L'altra domanda a cui vorrei rispondere è quest'altra. Mi avete chiesto, soprattutto qualche signora poco elegante, mi ha chiesto: ma perché non mandi via la bimba perché è negativa? Signora mia, perché non si può fare. Perché se tra il 14 che deve rifare il tampone mi dovesse risultare positiva la bimba, rovinerei un'altra famiglia. Ecco perché, quindi prima di parlare, lo so che c'è molta ignoranza, no, ma non è ignoranza, perché poi alla fine voglio essere sempre positiva in questo caso, forse c'è poca informazione, non lo so,